Sindaco, è l'ultimo dell'anno, facciamo un mini bilancio, insomma, anche facendo insomma, un augurio in prospettiva perché sia un 2019 sicuramente migliore di quello che è stato il 2018, però che l'ha vista insomma, diventare comunque sindaco, sono solo 6 mesi di mandato, però insomma, tante cose fatte e tante cose da fare però. Sì, più o meno in bilancio vorrei concentrarmi sull'augurio e sull'auspicio, perché comunque per quanto riguarda questi primi mesi di mandato diverse cose sono state fatte, ma noi vogliamo puntare in alto, quindi l'obiettivo è soprattutto rivolto, lo sguardo è soprattutto rivolto agli obiettivi che dobbiamo perseguire nel 2019. Per la cittadinanza teramana a cui va ovviamente il nostro augurio più grande, l'augurio veramente di una rinascita che possa essere completata, sviluppata, una rinascita complessiva della città, della nostra città capoluogo di provincia, un 2019 felice per tutti i cittadini, una felicità vera e quindi lo sguardo e l'attenzione non può che essere rivolto anche per quest'ultima giornata dell'anno ai tanti cittadini che sono fuori dalle proprie abitazioni a causa di una ricostruzione che non è partita e a loro va ancora una volta il nostro grande primo pensiero. Tante questioni spinose, a cominciare dalla ricostruzione, come ha detto, ma c'è già insomma la problematica di questi pedaggi autostradali perché da domani insomma non sappiamo se ci saranno questi aumenti, però insomma quasi del 20%, del 18, e passa per cento. Sì, un incremento che va assolutamente evitato, scongiurato, C'è qualche speranza? ma so che a livello ministeriale si sta continuando a lavorare, l'obiettivo è che si possa arrivare ad un blocco. Quello che abbiamo chiesto come sindaci è che non si tratti di un blocco limitato nel tempo a 3 mesi, così come da alcune parti annunciato, perché non accettiamo soluzioni che magari possono essere anche condizionate da fini elettorali, quindi un blocco strutturato e poi la soluzione diciamo, del problema con l'approvazione definitiva di un piano economico-finanziario che non è ancora stato adottato. È stata una manifestazione che è andata al di là dei colori, delle appartenenze politiche, lo voglio dire, non è una responsabilità, è un fatto che viene da lontano, nessuno vuole addossare responsabilità, tutte le responsabilità a chi governa oggi, nel senso che sappiamo benissimo la gestione nei rapporti con i concessionari nel corso degli anni è stata assolutamente deficitaria. È chiaro che chi governa deve, al momento deve dare delle risposte e soprattutto, questo è l'auspicio più grande, deve ascoltare i territori, perché i sindaci non sono lì a rappresentare parti politiche, ma sono lì a rappresentare i territori, le popolazioni che veramente possono essere penalizzate da questo rincaro di un pedaggio che già oggi è assolutamente elevato. Che anno sarà il 2019 per Teramo? Come dicevo prima, sarà l'anno del completamento di una rinascita che è stata avviata, che vogliamo continuare a sviluppare con azioni concrete e soprattutto mettendo insieme tutti i soggetti istituzionali che hanno dimostrato anche per questo periodo del Capodanno, del periodo più o meglio, del periodo natalizio, di poter lavorare insieme e raggiungere gli obiettivi per una città che ha, lo sta dimostrando in questi giorni, delle potenzialità enormi.